Acquisti e letture del mese, e in questo caso parliamo di agosto 2024. Non sono gli acquisti di tutta estate, il recap di fine estate, perché ogni mese li ho portati comunque. Quindi, eventualmente, se vi siete persi, sul mio canale ne trovate altri registrati nel corso di quest'estate. Non ho moltissime cose da mostrarvi quest'oggi, però qualcosa sì e ho da parlarvene comunque. Quindi mettetevi comodi e restate con me fino alla fine. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga, ma non solo, anche fumetti, e su questo canale ve ne parlo. Quindi oggi siamo qui per il solito video cumulativo di fine mese, inizio mese, in cui vi mostro tutti i miei acquisti del mese precedente, vi parlo delle cose che ho letto. E vi parlo anche di quelle cose che ho sì letto nel corso del mese, ma che non sono acquisti recenti, quindi che ho recuperato dalla mia, adesso molto piccola, pila dei volumi comprati e non letti. Quindi qualcosa sono acquisti, li vediamo magari per primi e poi passiamo alle letture arretrate, diciamo, che è il contrario rispetto a quello che faccio di solito. Beh, stavolta testiamola così, mi dite se vi piace o se non cambia assolutamente nulla. Quindi, prima gli acquisti sono tutti scombinati a livello di genere e target, poi le letture, e per quanto riguarda le letture, ho dei volumi non manga, quindi dei volumi italiani, una light novel e poi i manga. L'ordine sarà questo. E anche per gli acquisti, prima manga e poi manhwa, perché ho un paio di manhwa. Ma per fare un'introduzione completa, io vi dico che questo mese ho comprato molto poco e ho letto quello che ho comprato, quindi comunque sono soddisfatta perché questo è il mio obiettivo sempre, ogni mese, quello di leggere tutto quello che compro. Ce l'ho fatta, erano poche cose, ho attinto anche dalla mia pila dei comprati e non letti, avrei voluto farlo molto di più. Ma sono stata ampiamente distratta da tutt'altro e quindi il tempo che ho dedicato alla lettura in cartaceo è stato veramente poco, perché mi sono dedicata alla lettura di altro e alla scrittura. Uscirà prossimamente sul mio canale un video a tema blocco del lettore e proprio in quel video io dicevo: ah, tempo fa scrivevo e passavo le giornate a scrivere, ma adesso non capita più. Durante le ferie è capitato, c'è stato uno stravolgimento totale di questo e quindi sono stata molto impegnata, insomma. Di conseguenza ho letto poco anche per questo, però comunque ho un po' di cose di cui parlarvi. Quindi adesso abbiamo parlato anche abbastanza a livello di introduzione, iniziamo subito e iniziamo con i miei acquisti del mese di agosto. Un tocco di blu, volume numero 5 di questa serie, che è un seinen romantico. Con protagonista una ragazza che frequenta il liceo, che ha la macchia mongolica, che si innamora di un giovane professore che ha la prosopagnosia, quindi non riconosce i volti delle persone. Una storia che a me sta piacendo molto. Questo volume costava 6,50 euro, è edito Flashbook, e abbiamo in copertina la protagonista con un aspetto un pochettino più adulto, il che effettivamente si vede all'interno del volume perché succedono delle cose e ci viene mostrata lei in un certo modo. Quindi vi lascio scoprire. All'inizio vediamo anche il protagonista maschile, che appunto è il professore, vediamo qual è il suo rapporto con suo padre, quindi entriamo un po' più a fondo per quello che è il modo in cui lui ha vissuto la vita in famiglia, la sua infanzia, proprio il rapporto con la famiglia, con i genitori, cosa che ritroviamo anche quando l'attenzione si sposta sulla nostra protagonista per motivi diversi, ma capiamo anche un po' come vive il rapporto con sua madre in questo caso. E soprattutto c'è una parte dedicata a lei con le sue amiche, che ho apprezzato un casino. Secondo me qui si torna a parlare un po' meglio della protagonista, della macchia mongolica, di come lei vive il fatto di avere appunto questa macchia blu sul viso. Secondo me finalmente si è tornati a parlare un po' più di questa cosa, perché prima ci si concentrava tanto sul professore
E niente, in quanto a sviluppi romantici, qualcosa c'è sempre. Vedremo adesso anche nei prossimi volumi, perché ormai forse il sesto non è l'ultimo, è il settimo l'ultimo, non mi ricordo, però siamo al quinto, non manca poi molto. Vedremo come andrà a concludersi. Comunque a me sta piacendo molto questo volume, mi ha anche commossa, mi sembra, nella lettura, quindi decisamente apprezzato, ve lo consiglio assolutamente. Un'altra cosa che ho acquistato questo mese è stato il secondo volume di Inazuma e Romance. Inazuma e Romance, Colpo di Fulmine, edito J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Allora, questo è uno shoujo romantico, scolastico, protagonista studentessa delle superiori, che si innamora di un ragazzo che è il suo vicino di banco, che è uno intorno al quale girano delle brutte voci, un tipo pericoloso, ma che soprattutto ha tipo 20 anni e frequenta il liceo. Ora, qui si accenna al fatto, al motivo, al modo in cui lui stia frequentando il liceo, pur avendo almeno circa 5 anni più di suoi compagni. Insomma, qui si accenna a questa cosa, perché gli altri lo sanno, non è lì a fare lo studente sotto copertura. È uno studente, è molto più grande degli altri, gli altri lo sanno. Ok? Il punto è che io mi aspettavo qualche rivelazione, qualche cosa particolare, invece sembra che sia tutto normale. Quindi dico, da noi in Italia, se frequenti il liceo e sei molto più grande dei compagni, sei pluribocciato. Va bene, ci sono queste situazioni. Certo, non è che all'improvviso ti iscrivi al liceo che c'hai 19-20 anni già, nel senso che piuttosto lo fai da privatista, quindi non li vedi, non li hai i compagni, studi, fai l'esame alla fine. In Giappone non funziona così, in Giappone funziona che anche se hai 20 anni vai tra i minorenni, i teenager, sei il loro compagno di banco con la tua divisa e va tutto bene, tutto normale? A me fa estremamente strano. Comunque, un secondo volume che ho apprezzato, che inizia a farci capire un po' di più il protagonista maschile, perché si vede che in qualche modo lui è già coinvolto con la protagonista. La protagonista, che sappiamo, si è innamorata di lui nel primo volume e lui è in qualche modo già coinvolto con lei, anche se cerca di non darlo a vedere. Perché? Ecco, qui abbiamo delle risposte, insomma, ci possiamo già iniziare a fare un'idea su questa cosa, ma non tutto ci viene detto. Non tutto ci viene detto. Io sto cercando di farvi vedere i disegni, ma mi sembra di aver capito che si vedono sfocati, quindi scusate. Comunque, i disegni sono molto carini. I disegni suoi di Rin Mikimoto non mi convincono sempre al 100%, però sono dei disegni piacevoli. E questo secondo volume mi ha convinta meno del primo, devo dire. Perché sembra che lui, con il suo provare qualcosa per lei, ma assolutamente non deve succedere nulla, sembra che stia facendo tanto casino per niente. Ma perché noi ancora non sappiamo perché lui fa così, perché lui cerca di stare lontano dalla protagonista. Cioè, c'è anche un momento estremamente scemo, non fatemelo commentare, però leggendo potete capire a cosa mi riferisco. C'è un momento estremamente scemo. E questo è il momento estremamente scemo. Vi faccio vedere soltanto questa pagina, senza niente da leggere. Secondo me, quello è un momento estremamente scemo. Comunque, volume piacevole. Ero convinta dopo aver letto il primo. Non sono più convinta dopo aver letto questo. Però, intanto si va avanti. Vedremo, per ora è una storia carina, però voglio capire se queste le rivelazioni, quando arriveremo ad averle per intero, se daranno senso al resto oppure no. Ma anche la protagonista stessa, bene, un personaggio interessante, una ragazza tosta, che lo protegge mentre rischia di essere coinvolto in una rissa, per esempio, no? Nel volume 1. Insomma, non si fa problemi se deve intervenire in diverse circostanze. Però gli si appiccica in un modo che in effetti non è bellissimo. Nel senso, se non fosse una storia di finzione dove lui chiaramente prova qualcosa per lei, ma cerca di tenerla alla larga lo stesso,
Cioè, lei sarebbe un personaggio, una persona fastidiosa che non rinuncia al suo amore e tampina l'altro, il ragazzo. Non lo so, non lo so. E quindi non ho apprezzato molto questo secondo volume. È stata sì una lettura piacevole, però mi ha fatto un po' storcere il naso. Vabbè, continuo la lettura. Se lo state leggendo anche voi e avete letto questo volume, magari parliamone. Ditemi quali sono state le vostre impressioni. I manua sono entrambi, sono due, sono BL. Ma partiamo con il primo. Here You Are numero 5. Un bel volume consistente, edito Star Comics, 9,90 euro. Stanno facendo questa cosa che su ogni copertina c'è un personaggio diverso. Vabbè, vedremo le prossime. Questo è un fumetto cinese delicatissimo, nel senso. Non possiamo aspettarci probabilmente un contenuto esplicito da una storia, da un BL cinese. E comunque è una storia proprio carina, ambientata all'università. Non voglio spenderci troppe parole, ma perché ne ho parlato varie volte, anche in un mio video recente che è quello sui BL usciti di recente che vi consiglio. Quindi nel caso ne ho parlato ultimamente lì. Qui vediamo le tre probabili coppie, cioè siamo passati dai due protagonisti a vedere anche altre due coppie, anche se tutto procede molto lentamente. Quindi io avrei preferito che ci concentrassimo sui due protagonisti, però va bene. Comunque sono carini, sono interessanti anche le altre due coppie, però non le vedevo così necessarie, diciamo. E qui abbiamo quasi una svolta. Io ero a un certo punto della lettura ero molto, molto contenta e tutto, ma appunto le cose procedono lentamente e in totale saranno tipo 8 volumi, vedremo. Quindi vabbè, ho apprezzato questo volume, questo sicuramente, però vorrei vedere molto di più i due personaggi principali, vorrei vedere gli sviluppi che riguardano loro. Vedremo poi prossimamente come continuerà, però è una lettura sempre molto molto carina. L'altro manhwa, prevedibilissimo, è The Dangerous Convenience Store, numero 6, volume finale. Bello, non vedevo l'ora di leggerlo questo volume. Questa storia è edita Planet Manga al prezzo di 15 euro e questo ha un contenuto per adulti, super carino. Fumetto coreano con un ragazzo che lavora in un convenience store la sera tardi in un quartiere pericoloso e incontra l'altro che è un mafioso. Ora io vi faccio vedere giusto una tavola che non è spoiler, non fa capire nulla. Considerando il quinto volume, potrebbe esserlo, però anche no. Insomma, adesso vi mostro una tavola, decidete voi se guardare o meno. Ecco qui, ma è giusto per farvi dare un occhio ai disegni, tutto fatto, io l'ho apprezzato, non vedevo l'ora di leggerlo, sono stata molto molto contenta di aver finito di leggere questa storia, anche se in realtà no, mi mancherà tantissimo, avrei voluto vedere di più di questi personaggi, li ho amati, loro due li ho veramente amati, anche di questo vi ho parlato nel video sui BL recenti che vi consiglio, quindi direi che non ci spendo troppe parole qui, anche perché se riesco gli dedico un video, vediamo, ne parliamo tra un po', devo parlarvi di qualcos'altro prima, però sì, mi piacerebbe fare una bella recensione di questa serie che ho apprezzato un casino, quindi assolutamente, assolutamente consigliata. Letture e partiamo da tutto ciò che non è manga e una delle mie primissime letture del mese è stata Ale e Cucca numero 13. Questa storia che mi piace un casino. Edito Manga Senpai al prezzo di 7,90 euro. Vi ho parlato di recente di Ale e Cucca nell'ultimo video che ho pubblicato sul tema fumetti italiani. Ho parlato di Ale e Cucca, ma anche di riflessi di luce. Quindi direi andate a vedere quel video per capire, insomma, per conoscere meglio tutto quanto. Un volume comunque che ho apprezzato. E in cui succedono cose sempre inaspettate, interessanti, e anche per come finisce, sono proprio curiosa di andare avanti. E quindi sì,
Bellissimo, non ho molto altro da dire, lo sto apprezzando un casino, questo fumetto. Altro volume italiano, Knights of Resonance numero 3. Questo è di Tora Edizioni e costava 12,90 euro. Allora, questo è il volume che conclude la prima saga della serie e guardate, è bello spesso, ma anche a livello di contenuto, ma cosa non è questo volume? È veramente tanto, tanto qui dentro. Quindi finalmente l'ho letto, sono molto contenta di questa lettura e niente, diciamo che parliamo molto presto anche di Knights of Resonance. Non si percepisce una vera e propria conclusione, però varie cose sono state svelate, abbiamo una svolta interessante e si percepisce sì la chiusura di un primo arco narrativo. E niente, sono curiosa di andare avanti, di scoprire come continuerà questa storia molto fantasy con anche la romance, perché i due personaggi principali chiaramente si piacciono sin dall'inizio, la protagonista e il suo futuro vassallo che diventa vassallo sin dal primo volume, ma appunto conto di parlarvene meglio molto presto, quindi non vi dico altro per ora. Comunque l'ho letto e il piano era leggerlo prima del Milano Comics, perché adesso ci sarà il Milano Comics e io sicuramente comprerò altri volumi italiani e avevo da parte questo e Ale Cucca, quindi volevo assolutamente leggerli prima di andare al Milano Comics. E sono contenta, è il più consistente dei volumi della saga, per quelli usciti finora, mi è piaciuto molto. Ultimo volume non manga che ho da mostrarvi quest'oggi è Il mio matrimonio felice, light novel numero 1. E vedete che c'è dentro il segnalibro perché non ho finito di leggerla. Anche di questa, vi dirò, vorrei dedicarci un video, perché già delle cose da dire le ho e quando l'avrò letta tutta avrò altro da dire sicuramente, perché avrò un attimo il quadro un pochettino più completo. Il mio matrimonio felice è una storia che io amo. La light novel purtroppo è priva di disegni, è soltanto da leggere, però è bellissima, comunque è una storia bellissima. Edito J-Pop costava 16 euro, anche relativamente sottile se penso ad altre light novel che ho visto o che ho letto. Molto molto piacevole, questo sì. Il volume contiene 5 capitoli, io sono quasi alla fine del terzo, me la sto prendendo molto con calma, ma perché ve lo dicevo, questo mese sono stata tremendamente distratta da altro, da altre cose belle, ma che mi hanno preso intere giornate e leggere le cose che avevo comprato, le cose che avevo da parte, era tra gli ultimi dei miei pensieri. Però quando mi sono messa e l'ho letto, ho proprio percepito la bellezza, perché questa storia è bellissima. Lo stile di scrittura è molto semplice, ma magari ne parliamo quando l'avrò letto tutto e gli dedicherò un video probabilmente. Ditemi intanto se vi può anche interessare come cosa, perché mi piacerebbe parlarne per bene e non farlo in un video come questo dove c'è lui ma c'è anche tanto altro e si perde. Vorrei proprio un video dedicato in cui vi dico per bene com'è e cosa ne penso, e che possa essere utile anche a qualcun altro, anche se arriverà tardi, tra virgolette, cioè ci sto mettendo il mio tempo e devo parlarvi di altre cose prima di arrivare a parlarvi di questo, sicuramente. Però penso che potrebbe essere comunque utile o potrebbe far piacere sentire un parere in più. Non penso che lo inserirò anche nel prossimo video acquisti letture, nel senso che, ok, io terminerò la lettura, ci sarà poi il video dedicato. Non credo serva riparlarne di nuovo in un'occasione come questa. Vabbè, vedremo. Ditemi magari se lo state leggendo o lo avete letto anche voi. Io contentissima di leggermi Skip and Loafer numero 7. So che questo mese è uscito l'8, penso sia già uscito. Al momento non ce l'ho ancora, ma sicuramente lo recupererò il prima possibile. Questa storia la sto adorando, è un seinen scolastico con questa protagonista che fa un sacco ridere e in questo volume siamo nel secondo anno, iniziano a frequentare il secondo anno delle superiori, un volume che mi è piaciuto tantissimo, che ci parla molto di lei, delle sue difficoltà, sia quelle che ha avuto prima sia quelle che ha adesso, perché proprio
rimane una sorta di costante, anche se gli altri magari non riescono a immaginarlo vedendola da fuori. Quindi si vede molto l'attenzione puntata su di lei in questo caso, e in questo manga è bellissimo vedere come vengono esplorati tutti quanti i personaggi. E una cosa che adoro è il rapporto tra loro due, veramente. Quindi ho apprezzato un sacco questo volume, in cui compaiono anche dei nuovi personaggi che forse rimarranno una costante. Non lo so, mi piacciono, sono molto curiosa sul loro conto, quindi non vedo l'ora di vedere il seguito. E io ve lo dico, prima di leggere l'ultimo capitolo di questo volume, io ero tipo super felice perché mi stava piacendo tantissimo, quindi lettura wow. E poi ho letto l'ultimo capitolo, dove accade l'inaspettato, quindi non vedo l'ora di continuare con questa lettura. Veramente, lo sto adorando questo manga. Ultimo recupero del mese, questo l'avete visto nel video scorso degli acquisti, perché è stato un recupero fatto in quell'occasione, che questo mese ho letto serie completa BL anti-romance. Abbiamo il primo volume che era corredato di, se riesco a prenderlo, di booklet, che pensavo fosse una storia in più, invece è un mini artbook. Un mini artbook, secondo me, per niente necessario per una serie breve di due volumi. Vabbè, carino, sicuramente è carino, però per me non necessario. Cosa che troviamo in realtà anche all'interno del secondo volume, perché nel secondo volume, alla fine, tipo l'ultimo capitolo, in realtà è un ulteriore artbook. Ok? L'autrice ha apprezzato molto questi personaggi e la loro storia, forse. Vabbè, io cosa ne ho pensato di questo manga, di cui ho ritardato molto l'acquisto, pensavo ormai di non prenderlo più finché, vi dicevo, una mia amica ha detto che lo rivendeva e ho deciso di comprarlo io. Allora, questo è un manga di Shoko Hidaka, l'autrice di Does the Flower Blossom, che io ricordo come un BL molto piacevole, molto slice of life, molto lento. Il rischio è che una cosa del genere possa annoiare. Questo, per me, è stato molto pesante nella prima metà del primo volume, però, Intanto vi mostro disegni all'inizio. E vi faccio dare un'occhiata ai disegni nel secondo volume, perché la storia si è sviluppata nel corso di anni e i disegni sono cambiati. Non so se si capisce, se rendo l'idea, ma vi garantisco che nel corso della lettura si vede proprio che i disegni sono cambiati, che sono migliorati, sono diventati più piacevoli in generale. Penso che non si veda proprio. Sono sempre i suoi, la mano è la sua, si riconosce. Però si vede che c'è stato un miglioramento proprio perché sono passati anni. Comunque, primo volume pesantissimo, la prima metà. Questa è la storia di due coinquilini che provano qualcosa l'uno per l'altro, o almeno forse uno prova qualcosa per l'altro, l'altro non ci fa caso o gli fa comodo non farci caso. Però sono coinquilini da tanti anni e a una certa la situazione si smuove. Va bene. Secondo me è una storia potenzialmente realistica, cioè almeno per come ci è stata raccontata. Va bene, a un certo punto iniziano a farsi problemi per niente, a tirare le cose per le lunghe, ma non è quel BL stereotipato dove ti aspetti che le cose vadano in un certo modo. Secondo me è una cosa che punta un po' di più al potenziale realismo, che ci sta. E infatti, dopo la prima metà del primo volume, molto pesante per me, in realtà poi ho apprezzato quello che è venuto dopo, ci ho trovato delle soddisfazioni. Quindi non mi è dispiaciuto, sicuro non è tra i miei BL preferiti. Penso che non lo rileggerei neanche, ma chi lo sa, in futuro vedremo. Però mi è piaciuto. Questo sì, compaiono anche, se vogliamo, delle coppie secondarie che hanno poco spazio e che hanno la funzione in realtà di dare la spinta ai personaggi, perché magari loro si rivedono nei personaggi in situazioni che hanno gestito male e che per i protagonisti possono essere gestite diversamente. Quindi,
servono proprio a dare la spinta ai nostri personaggi principali e sono delle potenziali coppie secondarie che non vengono gestite in un modo tipico dei BL, ma assolutamente no. Quindi è interessante, questo decisamente. Per me punta più a un realismo piuttosto che al BL che ti leggi in leggerezza, con i personaggi stereotipati o con le cose che un po' te le aspetti, un po' no anche, ma questo è qualcos'altro, è qualcos'altro. Ci sta, mi aspettavo di più, da come me ne parlava la mia amica che me l'ha rivenduto, mi aspettavo anche peggio, in realtà l'ho apprezzato, però si tratta comunque di una storia un po' lenta, un po' riflessiva, non è una cosa che fa per me al 100%. Comunque, se vi può piacere come cosa, ma è interessante, ha il suo perché. Soltanto che potrebbe essere lenta e noiosa per altri, questo sicuramente. E questo è tutto per i miei acquisti del mese di agosto, i miei acquisti e le mie letture. Erano poche cose, ve lo dicevo, però ci tenevo a parlarvene, come sempre. E ditemi se abbiamo qualche lettura in comune, cosa ne pensate voi, se siete d'accordo con ciò che ho detto oppure no. Parliamone un po', parliamone liberamente qui sotto nei commenti. Ma ne approfitto per ringraziare gli abbonati al canale. Se premete il tasto abbonati qui sotto accanto a quello iscriviti, vedete cosa offro, insomma, non è automatico, state tranquilli. Vi confermo che sarò al Milano Comics sabato 14 a girare la fiera per i fatti miei, domenica 15 a lavorare fissa allo stand di Comics Addiction, quindi magari se siete della zona ci becchiamo lì. E qui accanto a me vi lascio un altro video da vedere in attesa del prossimo che pubblicherò. Ogni martedì alle 15 un nuovo video degli shorts nel corso della settimana. Ma se vi iscrivete al canale non vi perdete niente di tutto questo e quindi io vi invito a farlo. E detto questo vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.